La Roma di Pasolini diventa teatro della sua ascesa culturale tra letteratura, cinema e anche prese di posizione politiche non irrilevanti per il peso intellettuale che poco alla volta sta guadagnando. A tutto questo però si accompagna naturalmente il lato oscuro della sua fama, quella macchina del fango già ben avviata che non si fa attendere a ogni libro, ogni film, ogni intervento controverso. Una macchina il cui motore è costituito da omofobi, ben pensanti, avversari politici e a volte anche alleati politici, gente che scatena una vera e propria caccia alle streghe, solo che la strega, o meglio lo stregone stavolta, è uno solo. Il caso Pasolini. Caccia alle streghe. Qualche volta il destino assomiglia a una tempesta di sabbia che muta incessantemente la direzione del percorso. Per evitarlo cambi l'andatura e il vento cambia andatura per seguirti meglio. Tu allora cambi di nuovo e subito di nuovo il vento cambia per adattarsi al tuo passo. Questo si ripete infinite volte, come una danza sinistra con il dio della morte prima dell'alba. Perché quel vento non è qualcosa che è arrivato da lontano, indipendente da te, è qualcosa che hai dentro. Quel vento sei tu. Perciò l'unica cosa che puoi fare è entrarci in quel vento, camminando dritto e chiudendo forte gli occhi per non far entrare la sabbia, attraversarlo un passo dopo l'altro. Non troverai sole né luna, nessuna direzione, forse nemmeno il tempo, soltanto una sabbia bianca, finissima, come fatta di ossa polverizzate, che danza in alto nel cielo. Devi immaginare questa tempesta di sabbia e naturalmente dovrai attraversarla, quella violenta tempesta di sabbia. È una tempesta metafisica e simbolica. Ma per quanto metafisica e simbolica, lacera la carne come mille rasoi. Molte persone verseranno il loro sangue e anche tu forse verserai il tuo. Sangue caldo e rosso che ti macchierà le mani. È il tuo sangue e anche sangue di altri. Poi, quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e a uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un punto non c'è dubbio, ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato. Questo è Haruki Murakami, uno dei più famosi e apprezzati scrittori giapponesi, che con queste parole ci dà uno scorcio dell'imprevedibilità e della precarietà dell'esistenza in Kafka sulla spiaggia, celebre romanzo del 2002. La tempesta di sabbia, metafora del cambiamento, sinonimo di un destino che per Murakami non significa tanto una certezza su come finirà la vita di ciascuno, ma anzi una sicurezza sul fatto che quella vita sarà costellata e ripetutamente colpita dai venti del cambiamento. Che l'essere umano lo voglia oppure no, l'ineluttabilità di queste montagne russe fa parte del cammino di ognuno, un cammino sferzato appunto da continue tempeste di sabbia che ci obbligano spesso ad abbracciare il cambiamento, pena l'abisso. Sia una malattia grave, un pesante lutto, un nuovo lavoro che non si può rifiutare, un figlio, oppure qualcosa di diverso come l'ostracismo sistematico e infame nei confronti di un uomo considerato diverso, scandaloso, sbagliato, tutte tempeste da affrontare, a cui resistere, dalla quale si può uscire solo come persone differenti da quelle che eravamo prima di entrarci. Pierpaolo Pasolini affronta moltissime tempeste di sabbia, fin dai giorni friulani, da Ramuscello e lo scandalo ben tessuto da chi lo osteggiava. E con l'arrivo a Roma le cose non cambiano, anzi, se possibile, peggiorano. Eppure, come suggerisce Murakami, quel vento che ci segue inarrestabile non è estraneo, bensì fa parte di noi. Noi siamo quel vento e accettarlo porta in qualche modo a crescere, a maturare, a cambiare, a essere liberi forse. Ecco, Pasolini il suo vento lo segue sempre, ci si butta, continua a camminare, a scontrarsi su quei muri di sabbia che anche nella capitale, con Ragazzi di Vite, con il cinema, con Accattone, Mamma Roma, alla fine attraverserà, imparando anche che la sabbia spesso ti resta appiccicata addosso e la ritrovi ovunque, anche dopo diverso tempo, quando
meno te lo aspetti. Sono in questo momento apocalittico, cioè vedo di fronte a me un mondo doloroso e sempre più brutto. Non ho speranze, quindi non mi disegno nemmeno un mondo futuro. Io sono Massimo Polidoro, vi do il benvenuto alla seconda stagione di Uno Studio in Nero, la mia serie dedicata a indagare, con gli strumenti della scienza, alcuni dei più sconvolgenti e misteriosi gialli della storia. In questa seconda stagione continuiamo a raccontare la storia di uno dei più grandi intellettuali del nostro paese, di cui nel 2022 si celebrano i 100 anni dalla nascita, Pierpaolo Pasolini. Ugo Pirro, sceneggiatore di film tra i più importanti della cinematografia italiana, come Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri, Oscar al miglior film straniero nel 1971, racconta come negli anni 50 Roma fosse un vivace porto di mare per la cultura e gli intellettuali. Qui negli anni 50, disse riferendosi al famoso Caffè Rosati in Piazza del Popolo, incontravi Pierpaolo Pasolini ed Elsa Morante, ma anche tanti giovani pittori e cineasti, tutti immersi in un clima di vivacità culturale che solo a distanza di anni riesco ad apprezzare appieno. Il punto di partenza rimaneva sempre Rosati. Lì dibattevamo, scrivevamo soggetti, trattamenti, intere sceneggiature, e lì restammo fino a quando non fummo costretti ad andare via. Fu dopo i tragici fatti del Circeo. I giovani di destra dai quali provenivano gli assassini di Rosaria Lopez e i violentatori di Donatella Colasanti, che si riunivano a Piazza Euclide, migrarono verso Piazza del Popolo in seguito alle pressioni delle forze dell'ordine che controllavano i luoghi di ritrovo dei pariolini di destra. Noi artisti, considerati nemici perché in larga parte di sinistra, scegliemmo come nuovo punto di incontro il baretto in Via dell'Oca. Furono anni intensi, fatti da persone e luoghi unici. Come Parigi, con le Café de la Paix o la Cloiserie de la Lila, anche Roma, nel dopoguerra, è patria di luoghi leggendari e culla di artisti che li frequentano, rendendole ovviamente tali. Luoghi emblematici della vita intellettuale romana che Pasolini inizia a vivere con gli amici, come Alberto Moravia, Laura Betti, Italo Calvino ed Elsa Morante. Sono anni molto intensi in cui Pierpaolo scrive una sceneggiatura dopo l'altra, diventa l'animatore di una rivista di letteratura, Officina, un po' figlia della giovanile Eredi, e infatti ritrova i vecchi amici Francesco Leonetti e Roberto Roversi. Pubblica poi altri volumi di poesie come La meglio gioventù del 1954, Canzonieri italiano, antologia della poesia popolare del 55 e Le ceneri di Gramsci due anni più tardi, che vince il premio Viareggio. Dopo la sceneggiatura della Donna del fiume, mentre lavora un altro film, Marisa la civetta di Mauro Bolognini, Pasolini viene contattato da Federico Fellini, alle prese con lo splendido Le notti di Cabiria, che vincerà poi un Oscar nel 1958. Il regista riminese, che con Cabiria e il visetto dolce e ingenuo di Giulietta Masina crea una evidente e volontaria dissonanza con la figura della classica prostituta romana, cerca in alcuni tratti un'autenticità più marcata e decide di chiedere a Pasolini un aiuto nella stesura. «Io ho avuto un'enorme simpatia per Pasolini», dirà in seguito Fellini. «Lessi Ragazzi di vita e fu un innamoramento totale. Lo cercai e lui arrivò da Canova con il suo passetto elastico intimidito con gli occhiali neri e mi fu subito simpatico. Lo sentì come una sorta di fratellino tenero, delicato e monello, sassaiolo, di quelli che fanno a sassate a fiume». Lo invitai a collaborare alle notti di Cabiria, riferendogli il soggetto. Diventammo amici, facevamo scorribande notturne in quei quartieri tetri che lui conosceva e io no. Appena arrivava c'era un correre di piccole ombre, si apriva qualche finestra, c'è Pierpaolo, è Pierpa! Accettò la proposta di collaborazione con entusiasmo, una qualità che me lo rese subito familiare. Era un uomo generoso, immediato. E partimmo per quelle passeggiate che lui descrive così bene. Il rapporto con Fellini prosegue e il giro di amicizie di Pasolini si allarga anche a pittori come Renato Guttuso, mentre il successo letterario e il consenso dei lettori ne fanno una figura pubblica che colpisce non solo per il suo talento, ma anche per il coraggio o lo scandalo con cui vive la propria virile omosessualità. Quello scandalo che alla fine contribuisce a spegnere per sempre Carlo Alberto Pasolini, che il 19 dicembre 1958 muore di cirrosi epatica. Mio padre soffriva, racconterà Pierpaolo, ci faceva soffrire, odiava il mondo, che aveva ridotto a due, tre dati ossessivi e inconciliabili,
Era uno che batteva continuamente, disperatamente la testa contro un muro. La sua agonia vera durò molti mesi. Respirava a fatica con un continuo lamento. Era malato di fegato e sapeva che era grave, che solo un dito di vino gli faceva male e ne beveva almeno 2 litri al giorno. Non si voleva curare in nome della sua vita retorica. Non ci dava ascolto, a me, a mia madre, perché ci disprezzava. Una notte tornai a casa appena in tempo per vederlo morire. Il caso vuole che la morte del padre preceda di poco un'altra polemica, dopo che anche la raccolta poetica Le ceneri di Gramsci nel 57 aveva scatenato un dibattito critico che vide anche il duro intervento di Italo Calvino a sostegno del lavoro del poeta. Nel marzo del 59 Pasolini consegna a Garzanti il manoscritto di Una vita violenta, dopo peraltro aver effettuato un'opera di autocensura in alcuni punti che l'editore aveva suggerito essere politicamente pericolosi. A maggio il romanzo viene pubblicato e viene prima proposto e poi rifiutato per il premio Viareggio, cosa che suscita scandalo. Tuttavia il romanzo vince un altro premio, il Crotone, se non che il premio, iniziativa di una giunta comunista, dà fastidio a chi considera quel poeta omosessuale un oltraggio da punire più che da premiare. E così il sindaco democristiano di Cutro, paesino poco distante da Crotone, querela Pasolini per diffamazione in seguito a un articolo in cui Pierpaolo racconta gli aspetti degradati di quel piccolo centro della Calabria più povera. Pasolini si trova di nuovo oggetto, pretesto di battaglia tra fazioni opposte, ma come in Friuli, era stato poi assolto. Anche qui la querela non ha seguito. Ma la questione non è ancora finita, le polemiche politiche continuano. La sinistra, cui Pierpaolo guarda come unico possibile interlocutore, si divide sul suo lavoro, come ha sempre fatto. Per il senatore comunista Mario Montagnana, Pasolini riserva le volgarità e l'oscenità, le parolacce al mondo della povera gente. Si ha la sensazione che Pasolini non ami la povera gente, disprezzi in genere gli abitanti delle borgate romane e ancor più disprezzi il nostro partito. Ma basta approfondire solo poco la storia di Pasolini per capire come la realtà è esattamente opposta a quanto sostenuto dall'onorevole Montagnana. E un altro senatore, Edoardo D'Onofrio, prende le difese del poeta. Pasolini non nasconde la verità per carità di partito. Dice le cose così come furono, né pretende che un momento dello sviluppo del partito nelle borgate sia lo sviluppo stesso o il risultato dello sviluppo. Per provare la verità delle cose dette da Pasolini potrei fare nomi e cognomi e dire date. Insomma, gli anni passano, la fama cresce, ma le polemiche che lo seguono non si esauriscono mai e il livello dell'attacco si alza sempre di più. Dal 1960 Pasolini inizia seriamente a sfogare il suo amore per il cinema firmando le sceneggiature di 2 film di Mauro Bolognini, La giornata balorda e Il bell'Antonio, Il carro armato dell'8 settembre di Gianni Puccini e La lunga notte del 43 di Florestano Vancini. Inoltre, dopo le notti di Cabiria, Fellini chiede allo scrittore di preparare alcune scene per La dolce vita, poi modificate in fase di realizzazione. Nella mente di Pasolini, però, continua a girare l'idea di scrivere un film tutto suo, La Commare secca, di cui completerà il soggetto, ma che poi sarà diretto da Bernardo Bertolucci nel 1962. L'opera che segna il suo esordio alla regia è un'altra, annoverata tra i 100 film italiani da salvare. La lista dei film che hanno cambiato la memoria collettiva del paese tra il 1942 e il 1978. E visto tutto quello che è successo dopo, è un risultato notevole. Accattone, questo è il titolo, è puro cinema pasoliniano, quella cinematografia sgrammaticata, come la definiva lui, straordinariamente pittorica, un film erede del neorealismo che mostra, una volta di più, l'amore e la compassione di Pasolini per il popolo delle borgate, figli della periferia romana tra il patetico e il sublime. Avrebbe dovuto produrlo Federico Fellini con la Federiz, la casa di produzione cinematografica fondata insieme ad Angelo Rizzoli, e per la prima volta Pierpaolo avrebbe avuto la possibilità di rendere visibile anche agli occhi una storia che aveva creato sulla carta. Ho sempre pensato di fare del cinema, dirà. Prima della guerra pensavo che sarei venuto a Roma a fare il centro sperimentale se avessi potuto. Naturalmente decide di portare nel cinema quello che gli piace della letteratura, ovvero la spontaneità,
l'imprevedibilità, la naturalezza delle persone e dei luoghi, per nulla abbelliti, ma anzi spesso mostrati nella loro crudezza. Da qui la decisione di non usare per accattone attori professionisti, bensì gente presa dalla strada e ambienti veri, non ricostruiti in studio. Ho così passato, credo, dirà lui, i più bei giorni della mia vita. Come assistente prende con sé il figlio di Attilio Bertolucci, Bernardo, 19 anni, che sarebbe diventato in seguito uno dei più grandi registi contemporanei. Tuttavia, come sono sicuro non vi sia sfuggito, ho usato un condizionale. Avrebbe dovuto produrlo Federico Fellini. Ma le prime sequenze filmate non lo convincono, gli sembrano troppo sciatte, goffe, e anche se quella è stata una scelta precisa di Pasolini, come lui dirà, oppure un problema dovuto al fatto che è la prima volta che si mette dietro una macchina da presa, il progetto non passa. In realtà Fellini dice anche altro a riguardo di Accattone. Pierpaolo girò i provini e io, suggestionato dai pareri negativi di Rizzoli e Frascassi, l'altro socio, oltre che da una troppo personalistica visione delle cose, giudicai e sbagliai. Fui costretto a dire a Pierpaolo non la verità, ma che era meglio aspettare, ma lui, intelligente com'era, capì che c'erano resistenze anche da parte mia, cosa non vera, e sorridendo con un po' di mestizia mi disse: «Certamente non posso fare del cinema come lo fai tu». Per fortuna incontrò subito Alfredo Bini e il loro sodalizio funzionò. Cercai di farmi perdonare quella presa di distanza, apprezzai persino esageratamente il film e soprattutto mi diedi da fare perché venisse liberato dal blocco della censura. E così in effetti accade. Mauro Bolognini si interessa al film e alla fine trova il produttore Alfredo Bini, che proprio nel 60 fonda la Arco Film e che diventa amico di Pasolini, producendo altri suoi film. Naturalmente, tremendo leitmotiv del lavoro pasoliniano, l'uscita di Accattone nel 1961 divide la critica e scatena dure contestazioni da parte di gruppi neofascisti. Quando viene presentato alla 22esima mostra del cinema di Venezia, si aprono le acque. Da una parte chi lo ama, dall'altra chi lo detesta. Per Moravia, per esempio, il passaggio dai romanzi allo schermo delle storie di Pasolini era riuscito alla perfezione, tanto da ingenerare il sospetto che i romanzi di Pasolini fossero una inconsapevole preparazione al cinema. A Roma, alla prima del film al cinema Barberini, estremisti di destra irrompono nella sala, aggrediscono gli spettatori gettando fialette puzzolenti, bottiglie d'inchiostro contro lo schermo. Ci vuole circa un'ora perché tutto torni calmo e il film possa iniziare. Lo stesso trattamento viene riservato anche alla prima di un film di Paolo Heusch, tratto da Una vita violenta. Schiaffi agli spettatori e uova marce. Sono mesi che Pasolini viene tartassato e le persecuzioni si fanno più frequenti. Una notte a spasso con la nuova Giulietta Alfa Romeo GT si imbatte in una rissa e interviene per dividere i litiganti. Il giorno dopo si scopre citato in tribunale per avere sottratto alla polizia l'istigatore di una rissa. Ovviamente viene assolto con formula piena, ma solo 3 anni dopo. Nel frattempo i giornali più conservatori continuano a martellare sul fatto che Pasolini farebbe meglio farsi gli affari propri e a non frequentare strade malfamate dopo mezzanotte. Un'altra volta, ad Anzio, Pasolini sta osservando il mare e le barche che passano. Su una di queste ci sono dei ragazzini e sembra che, rivolgendosi ad alcuni giovani presenti, lui abbia fatto apprezzamenti di tipo sessuale. Non succede altro. Qualcuno però origlia la conversazione e, grazie a una mancia, convince i ragazzini a raccontare l'accaduto alla polizia. Facile immaginare il seguito: denuncia per tentativo di corruzione di minori, poi archiviata perché il procuratore al massimo rileva il reato di turpiloquio. In un'altra occasione viene addirittura accusato di rapina a mano armata. Un evento incredibile e impensabile, ma che mostra perfettamente quello che succede in questi anni e che Pasolini è costretto ad affrontare. Un giorno, entrato in un bar, un distributore di benzina deserto, inizia a chiacchierare con il ragazzo del bancone, tale Bernardino De Santis. Probabilmente fa qualche avanza o tenta un approccio, ma gli va male e se ne va. Il ragazzo, scosso, si convince che Pierpaolo abbia appena cercato di rapinarlo e racconta ai carabinieri un'improbabile storia secondo cui lo sconosciuto, con in testa un cappellaccio, guanti neri alle mani, estrae una pistola in cui inserisce un proiettile d'oro per poi aggredirlo, cercando di derubarlo delle 2000 lire presenti in cassa. Al processo, che definirei umiliante, un medico stende una perizia secondo la quale il Pasolini è uno psicopatico dell'istinto, è un anomalo sessuale, un omofilo nel senso più assoluto della parola.
di più, è una persona socialmente pericolosa. Su un giornale, per illustrare un articolo sulla vicenda, viene inserita l'immagine di Pasolini che imbraccia un'arma da fuoco, ma la foto è presa dal film Il Gobbo di Carlo Lizzani del 1960, alla quale il poeta aveva partecipato con un ruolo secondario. Presto si supera il problema della rapina, ipotizzando che il regista abbia recitato la rapina a scopo di studio in vista di un film. È un'ipotesi che non esiste. Pasolini non aveva armi e non aveva cercato di rapinare il ragazzo. In sostanza, prove zero. Ma è chiaro che sia la sua omosessualità quella su cui ci si vuole concentrare, come dimostra del resto quella ridicola perizia medica. È quella che si vuole colpire in un paese omofobico come era allora l'Italia e come purtroppo spesso ancora oggi. La questione risulta palese. I giudici hanno capito che quanto sosteneva De Santis era pura follia, dice Moravia a riguardo, ma hanno voluto comunque esprimere un verdetto di condanna per il semplice fatto che Pierpaolo è omosessuale. In Italia non c'è un articolo del codice che contempli l'omosessualità come reato. Hanno quindi escogitato una scappatoia. È una scappatoia cervellotica, ma tanto gli basta. Come in passato, anche questa volta Pasolini verrà assolto, ma solo 6 anni dopo e per insufficienza di prove. Insomma, attorno a Pierpaolo si crea un clima da caccia alle streghe, tra le polemiche generate dal suo lavoro, i mitomani che lo accusano di aggressioni e rapine, salvo poi rivelarsi accuse del tutto inventate, e gente che lo querela per diffamazione, perché alcuni personaggi dei suoi libri o di Accattone portano i loro stessi nomi. Nonostante tutto, Pasolini va avanti per la sua strada, pur con il peso di una tale situazione sulle spalle. Mi fanno perdere un sacco di tempo e basta, commenta. Se non altro, alla fine saranno riusciti a questo. Ma le perdite di tempo, come le definisce lui, sono ben lontane dal concludersi. Se c'è una caccia alle streghe, vado prima di tutto a sentire le ragioni delle streghe, ha detto il giornalista Indro Montanelli. Pasolini viene intervistato in occasione dei suoi problemi giudiziari, ma capite bene che in un periodo dove l'aggettivo pasoliniano è sinonimo di omosessualità e sottoproletariato criminale, le sue ragioni spesso non contano. Durante un'intervista, dopo l'assurda denuncia per rapina, un giornalista gli chiede come si spiega questo accanimento. In questi giorni ricevo molte lettere, risponde Pasolini. Ce n'è una nella quale forse c'è una risposta alla sua domanda. La lettera in questione, che Pierpaolo fa leggere all'intervistatore, è di uno studente milanese. Sa perché è facile attaccarla? Dice lo scritto. Perché lei è una delle poche persone che abbiano il coraggio di aprirsi. È quasi ingenua questa fiducia negli altri. Effettivamente non è un'affermazione sbagliata e se ne convince lo stesso Pasolini, che però aggiunge un'altra cosa. Questa potrebbe essere una spiegazione, dice. Un'altra è che proprio per queste ragioni sono ricattabile. Voglio dire che obiettivamente sono ricattabile per un insieme di cose che sono inerme, aperto al ricatto. Tuttavia la sua reazione resta quella di non prendere in considerazione le accuse perché, come dicevo prima, ritiene che gli facciano solo perdere tempo e quel tempo gli serve. Sta scrivendo Pasolini, è a 3/4 della sceneggiatura per il nuovo film e non vuole distrarsi. Eppure qualcosa in quello che dice successivamente getta un'ombra scura su tutto quello che sta per succedere. Del senno di poi sono piene le fosse, è vero, ma quando gli viene chiesto se pensa che la campagna di accuse sia orchestrata, Pasolini non lascia cadere la domanda. Non so, risponde. Non posso dirlo. Vedo che queste cose partono sempre dai giornali di estrema destra. Lo sa che su molti giornali è vietato fare il mio nome a meno che non si tratti di cronaca nera e casi giudiziari? Ma io non ho mai fatto male a nessuno, né fisicamente né con i miei scritti. Non so proprio spiegarmi la ragione di questo accanimento, di questo continuo linciaggio. Forse tutto dipende dal successo che i miei libri, il mio film, hanno avuto in questi anni. Sono convinto che se mi fermassi per un anno, tutto si tranquillizzerebbe. Non vede che cosa sta succedendo a Bari per Accattone? E chi sono? I fascisti. Non si può certo dire che il film prenda di mira il fascismo, ma loro si scatenano ugualmente. Perché? Perché sono uno scrittore antifascista. Ma anche Moravia, Levi, Pratolini lo sono. Si vede che io scrivo in maniera più dura e fastidiosa. Ma lo sa che a Roma c'è un tipo che si spaccia per Pierpaolo Pasolini e un altro che dice di essere mio fratello. Va dalle aspiranti attrici, si fa dare soldi promettendo parti nei miei film, ma questo è ancora niente. Ho saputo che una signora che abita in questo palazzo sta raccogliendo firme di madri di famiglia per farmi cacciare da casa.
Per fortuna non ho tendenze verso la mania di persecuzione, se no a quest'ora sarei in manicomio. Per fortuna dimentico, riesco ad astrarmi da queste meschinità, a rimanere estraneo. È davvero agghiacciante lo stato di precarietà in cui viviamo, ma capisco che cosa significhi domandarsi ogni mattina: questa sera sarò qui a casa mia tranquillo? Non sarò caduto nelle mani di un pazzo o di un ricattatore? Queste parole e questa frase finale non possono non mettere i brividi pensando al 1975 e all'idroscalo di Ostia, al modo atroce in cui Pasolini verrà assassinato. Fascisti, un pazzo, un ricattatore, ma ancora troppo presto. Lasciamo lì queste parole pesantissime e torniamo al 1962, a quella sceneggiatura scritta per tre quarti che vede infine la luce. Alla 23esima mostra del cinema di Venezia viene proiettato per la prima volta Mamma Roma, film che prende spunto dalla tragica morte di un detenuto a Regina Coeli, Marcello Elisei, 18 anni, deceduto legato al letto di contenzione. E accanto al solito bravissimo Franco Citti e al giovane Ettore Garofalo, Pasolini riesce a scritturare un'attrice simbolo del cinema nostrano, una tra le poche riconosciute e celebrate in tutto il mondo, Anna Magnani. In quest'opera sociologica, con la poetica infusa nelle borgate e nell'agrodolce sogno di riscatto sottoproletario, Pasolini colpisce nuovamente duro, un pugno nello stomaco. Una Roma che, come ha detto Carlo Verdone, non doveva essere resa pubblica, la Roma delle periferie che dovevano quasi essere tenute nascoste. E infatti anche qui Pierpaolo paga pegno. Alla prima del film, al cinema Le Quattro Fontane, viene aggredito verbalmente e fisicamente da un gruppo di neofascisti e interviene la polizia. Lui reagisce schiaffeggiando uno e si ritrova in questura. Qualche giorno dopo la sua cara amica, l'attrice Laura Betti, viene aggredita sotto casa. Non ultimo, un comandante dei carabinieri denuncia Pasolini per oscenità. Mamma Roma è solo il suo secondo film, ma ormai avete capito che questo è lo sfondo ridicolo, ma sempre più inquietante, di tutto quello che Pierpaolo produce. E non serve aspettare troppo per un altro processo, perché nel 1963 arriva La Ricotta, un episodio del film A più mani intitolato Rogopag, titolo bizzarro che racchiude il nome dei suoi quattro autori: Roberto Rossellini, Jean-Luc Godard, Pasolini e Ugo Gregoretti. Nella Ricotta, interpretato niente meno che dal grande Orson Welles nella parte del regista, si mostra un set cinematografico in cui si deve girare una crocifissione. Ma una delle comparse, che interpreta il ladrone buono, mangia così tanta ricotta da farne indigestione e poi morire appeso alla croce sotto il sole cocente. Alla sua uscita, il film viene sequestrato per il reato di vilipendio alla religione dello Stato, su ordine del procuratore della Repubblica Giuseppe Di Gennaro. Scrittori e intellettuali si sollevano in difesa di Pasolini e dall'altra parte non c'è nessuna rivolta delle autorità ecclesiastiche contro di lui o contro il film. I sacerdoti docenti della Pontificia Università Gregoriana di Roma, anzi, non rilevano alcun vilipendio nel film. Al processo nel marzo 1963, il procuratore Di Gennaro, quasi indignato dal fatto che i cattolici non lo hanno eletto paladino di questa battaglia, si lancia in una requisitoria in cui esorta i credenti a fare molta attenzione a portare nella città di Dio il cavallo di Troia di Pasolini. Viste le accuse di liberticida e inquisitore che gli sono state mosse, Di Gennaro si sente imputato a sua volta e ai giudici comanda perentorio: se voi condannerete Pasolini, approverete me, ma se voi lo assolverete, allora ineluttabilmente condannerete il mio operato. Pasolini alla fine viene ritenuto colpevole di vilipendio e condannato a 4 mesi di reclusione, salvo poi essere assolto in appello perché il fatto non costituisce reato, sebbene questa sentenza venga in seguito annullata dalla Cassazione perché il reato è estinto per amnistia. Nonostante l'assoluzione, però, La Ricotta viene censurato e torna al cinema con modifiche e tagli che ne mitigano l'aspetto considerato blasfemo, sebbene appare abbastanza chiaro che l'attacco di Pasolini era diretto alla borghesia, alla decadenza e alla volgarità dell'uomo e del mondo contemporaneo, e non certo a Gesù Cristo o alla Chiesa. Moravia, rispetto all'accoglienza ricevuta dall'episodio, scrive: «La chiave del mistero va ricercata, secondo noi, oltre che nell'impreparazione culturale di molti critici, anche nella ingenua mancanza di tatto di Pasolini. Diamine, il regista nell'intervista dichiara: l'Italia ha il popolo più analfabeta e la borghesia più ignorante d'Europa, ed ecco che scontenta così i partiti di destra come quelli di sinistra.
Poi, peggio ancora, Orson Welles rincara: l'uomo medio è un pericoloso delinquente, un mostro, esso è razzista, colonialista, schiavista, qualunquista, ed ecco scontentati tutti quanti. L'Italia del passato, infatti, era il paese dell'uomo in tutta la sua umanità. L'Italia di oggi, invece, è soltanto il paese dell'uomo medio. Queste le parole di Moravia. Pasolini usa la passione di Cristo per stimolare una riflessione sul sottoproletariato, sacrificato alla vuota borghesia, in un film politico e sociale pieno di riferimenti a pittura e letteratura, ma probabilmente la lettura migliore di tutta la faccenda giudiziaria la fa ancora Moravia sull'Espresso. L'accusa era quella di vilipendio alla religione. Molto più giusto sarebbe stato incolpare il regista di avere vilipeso i valori della piccola e media borghesia italiana. Pierpaolo cerca di reagire agli attacchi e al processo per vilipendio alla religione sferra una mossa a sorpresa. Ha infatti deciso di dirigere un film sulla vita di Cristo, ispirato al Vangelo di San Matteo. Io per me sono anticlericale, non ho mica paura a dirlo, spiega, ma so che in me ci sono 2000 anni di cristianesimo. Io coi miei avi ho costruito le chiese romaniche, poi le chiese gotiche, poi le chiese barocche. Esse sono mio patrimonio, nel contenuto, nello stile. Sarei folle se negassi tale forza potente che è in me. E più in particolare sul fatto di trattare il cristianesimo nelle sue opere diceva: io non credo in Dio. Se poi nelle mie opere sopravvive un afflato cristiano di amore verso le cose del mondo e gli uomini, un amore voglio dire irrazionale, ispirato, non credo di dovermene vergognare. E in chi non si troverebbe? Scherzo, ma che in noi ci sia un fondo storicamente cristiano è cosa ovvia, tanto che è inutile discuterci sopra. Per realizzare il Vangelo secondo Matteo è necessario investire tempo e denaro per esplorare l'Italia alla ricerca dei luoghi adatti in cui girare il film, visto che i tumulti della Palestina rendono impossibile farlo sui luoghi storici. Per rendere economicamente utili quei sopralluoghi, Pasolini ha un'idea: realizzare un documentario verità per la RAI intitolato Comizi d'amore. Mentre viaggia lungo l'Italia, intervista gli italiani sulla sessualità e l'amore per scoprire quali cambiamenti nei costumi e nella morale hanno toccato il bel paese. Per lei com'è meglio, che gli uomini e le donne abbiano gli stessi diritti oppure la donna deve essere inferiore? No, Dio, un pochettino inferiore, ma non un grande distacco. Un pochettino, lo ammetto anch'io, di inferiorità delle madri alla donna, ma non un grande distacco. Capito, lei è d'accordo con suo papà? È d'accordo con quello del suo papà, con un pochino inferiore la donna dovrebbe essere? No. L'inchiesta si rivela un modello per tanti reportage che sarebbero poi stati realizzati in seguito e concede la possibilità a Pasolini di trovare i luoghi più adatti per il film. Crotone, Matera e Massafra, gli stessi che oltre 30 anni dopo avrebbe utilizzato Mel Gibson per il suo The Passion sulla passione di Cristo. Anche per questo film Pasolini non sceglie attori professionisti e a tutti ripete di non recitare ma di essere se stessi, di comportarsi come sempre. Per alcune riprese del volto della Madonna sotto la croce chiede significativamente a Susanna, sua madre, di prestarsi al ruolo e per interpretare Gesù trova un catalano, Enrique Irasocchi, un sindacalista 19enne che si trova in Italia per cercare aiuto contro il regime di Francisco Franco. Alla presentazione del film durante la mostra del cinema di Venezia non mancano ovviamente le contestazioni degli estremisti di destra e l'interpretazione antidogmatica scatena le polemiche e i conflitti intellettuali. Tuttavia questa volta gli applausi che seguono la proiezione sovrastano ogni protesta. Il film piace un po' a tutti e soprattutto ai credenti che lo ritengono un bel film, un film cristiano che produce una profonda impressione. Il progetto del Vangelo, inoltre, piace molto alla Pro Civitate Cristiana di Assisi, che quando scoppiano le solite polemiche ai critici risponde così: di Pierpaolo Pasolini abbiamo avuto un'impressione bellissima, come di ognuno che abbiamo l'avventura di avvicinare. A quanti ci dicono che Pasolini, oltre che incredulo, è anche peccatore, rispondiamo umilmente che seppur ciò fosse vero, non ci sembra questo un motivo per chiudergli la porta in faccia e negargli l'aiuto che ci ha chiesto. Gesù amò tutti, ma predilisse i pubblicani, i peccatori, i ladroni e anche le povere creature cadute nella più angosciosa miseria morale, come la Maddalena, l'adultera, la samaritana. Viene da pensare che forse i problemi sono finiti, che finalmente il meritato successo che supera le polemiche sia apripista di tempi lieti, mossi dall'ispirazione del poeta e null'altro. Purtroppo la storia è di un diverso avviso. Dopotutto è il 1964. Non manca moltissimo a quel 2 novembre e ogni fatto
tutto, ogni contestazione, scandalo, dichiarazione, tutto porta dritto a quel maledetto giorno. E non è questione di dietrologia, una malattia tipicamente italiana, ma che comunque, come dice Carlo Lucarelli, non ci siamo inventati, ce l'hanno fatta venire. Più che altro è questione di logica, di indagini, di cose che non tornano e di altre che tornano anche troppo, perché dopo tutto l'Italia è il paese delle agende che spariscono, di gente che si butta dalle trombe delle scale o si schianta lungo un rettilineo, di persone che si impiccano con i piedi che toccano terra, di aeroplani esplosi in volo, bombe sopra i treni e anarchici distratti che cadono dalle finestre, come cantano i Modena City Ramblers nel 1993. E Pasolini? Pasolini dirà: io so, ma non ho le prove, non ho nemmeno indizi. Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, che ristabilisce la logica laddove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia e il mistero. Il mistero, dal 1949, da Ramuscello, quasi non passa anno senza che Pasolini venga denunciato, portato in caserma o chiamato in causa dai tribunali, 33 volte in totale e solo per i suoi film, film che non sono ancora finiti, come non sono ancora finiti i processi, le censure, i sequestri, i linciaggi e l'odio, quello profondo, ideologico, carnale, spietato, quello che dagli insulti passa alle botte e poi ai coltelli e alle bombe di Milano e Brescia, quello per uno sporco comunista, intellettuale, frocio, che non si ferma con le sue imperfezioni, le sue zone d'ombra, con il suo talento, il suo scandalizzare e la sua avversione al moralismo e al qualunquismo. Io vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia pagina Patreon, la mia isola del mistero, che ci permettono di realizzare questa e le altre serie che condivido qui sul mio canale YouTube e sugli altri canali. Trovate i loro nomi in coda a questo video e voi stessi potete sbarcare sulla mia isola e unirvi a noi, avendo anche così accesso a una quantità di contenuti esclusivi. Vi invito anche a iscrivervi alla mia newsletter, l'avviso ai naviganti, se già non l'avete fatto. Una volta a settimana condivido riflessioni e spunti per approfondire e stimolare la curiosità, così come stimola la curiosità, io mi auguro, il mio nuovo libro geniale, 13 lezioni che ho ricevuto da un mago leggendario sull'arte di vivere e pensare, che naturalmente vi consiglio per la vostra estate. E poi vi ricordo ancora naturalmente l'appuntamento ogni mercoledì con Super Quark su Rai 1, dove insieme a Piero Angela indaghiamo sulla psicologia delle bufale. E per tornare a noi, nel prossimo episodio Pasolini prosegue il suo cinema, ma anche torna alla letteratura, in un 1968 che vedrà lo scatenarsi di una nuova ondata di forti polemiche sul suo lavoro, mentre l'Italia entra in uno dei periodi più bui della sua storia, gli anni di piombo. A presto!